Ciao a tutti questions e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi è tanto che non ci sentiamo. Oggi farò un video sul festival di Halloween. Allora, intanto potete vedere questo nuovo outfit che ho preso, tutto, scusate questa ragazza, tutto nuovo, l'ho comprato praticamente adesso. Tra l'altro le cose che ha indosso il personaggio, c'è una promozione che costano tutte un Yorvik shilling a quanto pare. E niente, quindi ho voluto comprare queste cose, infatti ora sono povera. Ho un Toast Coins perché in pratica ne avevo 335. Le stinchiere mi sono costate 35, il sottosella 100. Ma gli altri dove li ho spesi? La zucca! Ovviamente ci ho speso 199 Star Coins, mi sembra giustissimo. Però mi piaceva con questo outfit, quindi niente. Allora, andiamo subito a vedere un po' il festival di quest'anno. Allora, è simile agli altri anni, giustamente, perché tanto cosa deve succedere? Niente. Oddio, lì c'è il fjord vecchio, quanto la invidio. Vabbè, insomma, queste sono le nuove cose. Allora, qui abbiamo, intanto, partiamo dallo spirito, dall'anima, che scambia frammenti d'anima per i gettoni, con cui potete comprare le cose in questo negozio. Tra l'altro c'è anche la connessione, praticamente, di mercoledì qui. Io ho cominciato a farla. Potete chiaramente vedere che ho il vestito e le stinchiere, praticamente. Poi queste altre cose, vabbè, sono queste cose qui. E niente, ora direi che intanto mi vado a comprare queste scarpine che sono stracarine. Ne ho 16, quindi me ne rimangono 3, ma amen. Mi piacciono tanto. Bella zucca, se stesse zitta. Vabbè, insomma, e niente. Poi come l'anno scorso e come tutti gli anni, abbiamo il calderone dove possiamo mettere quello che ci pare. Allora, ora vado a prendere delle cosine qui. Qui cosa ci abbiamo? Ci abbiamo, ups, vabbè, qui c'è il negozio. Potete prendere queste cose strabelle, solo che costano un botto e io non me le posso permettere. Allora, qui abbiamo della cenere, sembrerebbe, qui della poltiglia di fantasma, credo, non sono sicura. Insomma, andiamo a mettere qualcosa qui dentro. Allora, cosa ci mettiamo? Io ci metterei o una pianta, sì, una pianta, poi della cenere e poi la poltiglia di fantasma, presumo. Sì, vai. Speriamo che non ci siano doppioni, perché io ho già la sella e gli stivali. Allora, ragazzi, tra l'altro Star Stable ha messo questa cosa che quest'anno c'è molta meno probabilità di avere dei doppioni. Allora, niente, non abbiamo ricevuto tante cose affascinanti, sono queste cose per il cavallo iniziale, quello per far diventare uno scheletro, o per la polvere splendente, insomma, che ne va dietro. Niente, non possiamo riprovare, bisogna aspettare un pochino di tempo, ma ups, ma è uguale, insomma. E niente, poi vabbè, qui abbiamo tutti i negozietti, poi qui abbiamo l'armadio, ovviamente. Poi, come al solito, qui sopra abbiamo... non scherzavo, non c'è Galloper Thompson qui perché devo ancora finire la missione con Linda, che poi vi farò vedere. Però prima andiamo a vedere i cavalli, vi farò un aggiornamento quando ci sono quelli nuovi, perché verranno quelli nuovi. Però insomma, i cavalli per ora sono sempre gli stessi. Io quest'anno avrei avuto intenzione di comprarne 2000 praticamente. Cioè, volevo comprare questo fjord, questo qui, e poi volevo comprare o quest'altro, quindi due fjord, che tra l'altro sono scontati, presumo, a meno che non abbiano proprio abbassato il prezzo totalmente, oppure almeno uno di questi, cioè il Song Sorrow, che io adoro, cioè io lo voglio il Song Sorrow, prima o poi lo comprerò. E poi credo fra 1 o 2 settimane arrivano dei nuovi cavalli, praticamente, di Halloween ovviamente, e niente. Poi qui abbiamo gli animaletti, che possiamo comprare. Io li ho comprati praticamente quasi tutti, per quello ce ne ho solo 9. Allora possiamo... Allora, io sinceramente ero tentata nel comprare questa zucca, però poi ho comprato l'outfit e non potevo più, cioè non avevo soldi. Poi c'è il gattino questo qui nero, che ero tentata per l'outfit di mercoledì, però tanto io ce n'ho già un altro, quindi no. Questa zucca anche... partita. Anche questa zucca era carina, però boh, non c'è qualcosa che non mi convinceva. E niente, queste cose qui che potete acquistare. Allora, andiamo a vedere un po' di corsette. Guardate, c'è un frammento d'anima, che cool. Che fortuna. Olè,
frammento d'anima. Allora, qui ci abbiamo, vabbè, la solita corsa, la corsa sconcertante del cavaliere senza testa, che io ovviamente ho già fatto. Poi ci abbiamo la gara della collina degli spaventapasseri, io ve ne faccio vedere un'altra. Poi la caccia alle zucche. Poi ovviamente il trekking equestre famosissimo, perché io, cioè la prima volta che ci fu Halloween necessitavo di vederlo. Ah, poi qui abbiamo un uovo di ragno, via, prendiamocelo. Qui ci abbiamo l'isola dove sta anche Linda, che è la Soul Rider, che ci farà le missioni poi, per capire la storia di Galloper Thompson, che però io giustamente ho già visto l'anno scorso. E niente, ora andremo a fare questo coso qui, Dungeons e Zucche. Ragazzi, metterò 2000 anni, vi avviso già. Niente, intanto smonto da cavallo, perché è una cosa da fare senza cavallo. Allora, ci metterò, la prima volta che l'ho fatto ci ho messo 7 minuti. E ora vi dico in cosa consiste. Allora, in pratica consiste nel trovare tutte le 80 le zucche dentro questo dungeon, vedete? Evitando i fantasmi. Allora, ci sono delle opzioni, o la telecamera di sorveglianza o così. Io preferisco così, onestamente. O c'è la zucchetta che mi segue, c'ho già il fantasma. Come ha fatto a non vedermi? Lasciamo stare. E niente, qui ci sono i jump scare a non finire, perché tanto arrivano fantasmi da tutte le parti. Cos'è quel suono? Ha messo un attimo paura. Vabbè, insomma, abbiamo 2 miliardi di zucche. Ok, ora sono immune ai fantasmi per un po' di tempo, perché ho per l'appunto cosato lì. Scusa, fantasmino. Vai, immunità ai fantasmi un altro po', così almeno c'ho il tempo. Sì, se li trovo non c'ho il jumpscare. In pratica, se voi trovate un fantasma, il fantasma vi porta tipo in questa prigione. In questa, sì, per l'appunto prigione. Al centro di questa... Oddio mio! L'ho visto male stavolta, l'ho vista molto male. Ok, possiamo andare avanti. Niente, speriamo non ci siano fantasmi qui. Ne ho già 37 su 80. Ero molto peggio la prima volta che l'ho fatto. Ok, perfetto. Ora siamo di nuovo immuni. Vediamo se c'è qualche cosa vicino a me. No, non c'è. L'ho presa per nulla l'immunità, praticamente. Ma va bene. Adoro la musichetta, solo che certe volte è troppo creepy. Che faccio io? Aiuto, ok. Via, passiamo di qua. Niente, mi ispira questo passaggio. Ecco, mi mettono in quella prigione lì, tipo. Upp, qui ce n'è un po'. Ok, vabbè. Fra un po' lo pigliavo. Madonna mia, sto dungeon è infinito, ragazzi. Cioè, dovunque andiate, sempre lo stesso discorso. Oddio, niente, via. Mi sono fatta prendere, tanto amen. Ci metterò 7 minuti pure adesso. Aiuto. Olè, ecco, vedete? Camera dei fantasmi. Fatemi uscire. Ecco, vedete, potete uscire. Madonna mia, non posso neanche passare, che ce n'ho già un altro. Via, partiamo. Ne ho già 56 su 80. Oddio mio, c'era il fantasma bianco. M'ha visto. Niente, m'ha visto. Ora prendo l'immunità. Olè, perfetto. Ok, allora, dicevamo, intanto sono andata dalla parte opposta, ma va bene. 68 su 80, magari ne trovo uno qui. Non ne ho idea. Stai a vedere. Niente. Vediamo se ne ho qualcuno vicino. Oh, fammi vedere la telecamera, un posto. Madonna mia, non posso neanche vedere. Oh! Mi mette paura. Lo sento, ragazzi. Posso vedere dalla telecamera? Please, mi aiuto. Ah, ma che problemi ha sto personaggio? Allora, dicevamo 75, 76, dai che ci sono quasi. Dove sono belle altre? Oh, questo personaggio ha qualche problema serio. Sento il fantasma. Ok, dai che ce la faccio. Ok, dai che ce la si fa, ce la si fa. Ce la si fa, più o meno.
Posso vedere? Non posso neanche vedere dalla telecamera. Madonna mia. Dai, dov'è l'altro due? Raga, ditemi qualche trucco per trovarle subito le zucche, perché sennò io qui muoio. Niente, ci muoio io qui dentro. Ciao ciao. Che bisogna. Oh, eccole qui. Vole. Una e due. Vai, perfetto. Yupi. Intanto trovo l'uscita. Forse è possibile. Olè. Dai, apri. Oh. Eh no. Lo so che passa un fantasma ora. No, non passa. Che bello. Dai, dai, dai. Dai, dai, dai. Dai, dai, dai. Olè, si è finito. Non so quanto tempo ci ho messo, però vediamo. Prima volta tipo 7 minuti e 24. Sono migliorata molto. 4.31, niente male. Vabbè, insomma, questo è il Dungeons e Zucche. È uno dei miei preferiti perché... Niente, è uno dei miei preferiti questo. Cioè, questa missione è una delle mie preferite perché proprio mi garba tantissimo. E niente, via, qui abbiamo un altro cosino. Cosino. E poi ragazzi, ovviamente, anche quest'anno abbiamo i vari tornadi in giro con le varie anime per raccogliere più frammenti d'anima che possiamo. E niente, questo è il festival di Halloween che abbiamo quest'anno. Spero il video vi sia piaciuto, spero di non essermi dimenticata nulla. Nel caso, ditemelo nei commenti se mai faccio un altro video. E niente, io vi saluto. Ciao! Pupra lì.